una camminata, questa che ci porta da questa piazza dove fu accolto Giovanni Paolo II verso la cattedrale. Una camminata dove incontreremo in qualche modo la testimonianza di uomini e di donne uccise dalla mafia, alcuni adulti, altri giovanissimi, il piccolo Pompeo, dodicenne, il piccolo Di Matteo, ucciso poco prima di compiere 15 anni, dopo 779 giorni di prigionia. Una memoria pesante che vogliamo ripercorrere, l'itinerario della legalità, perché con gli studenti delle non bisogna scuole. Perdere la memoria. Oggi non bisogna perdere la memoria delle cose belle che hanno a che fare con la speranza, con la visione bella della vita. Non bisogna perdere la memoria delle cose brutte, di quelle che offuscano la vita, proprio per non ripeterle e per saperle mascherare. La loro testimonianza.